Siamo con Roberto Cerrato, presidente del Centro Studi del Paesaggio Culturale delle Langhe. Venerdì 10 aprile ci sarà un importante convegno nella Chiesa di San Giuseppe. Ce ne può parlare? Molto volentieri. Venerdì sera 10 aprile si terrà un importante convegno organizzato dal Centro Studi sul Paesaggio Culturale delle Langhe unitamente al Circolo dei Marchesi del Monferrato di Alessandria. Un importante appuntamento perché si cercherà di spiegare, a distanza di circa 8-9 secoli, l'importanza dei Marchesi del Monferrato, in particolare di Guglielmo VII, nella zona che ora è divenuta patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Un territorio molto bello, molto particolare, con una storia davvero importante. Ci saranno relatori davvero d'eccezione e il moderatore, diciamo che coordinerà l'incontro, sarà il professor Roberto Maestri, presidente del Circolo del Marchese di Monferrato, e il sottoscritto, che animeranno questa serata con altri ospiti in sala per un dibattito molto interessante e molto importante, riscoprire questa storia dei Marchesi del Monferrato nel nostro territorio e soprattutto nella zona di Alba. È un primo appuntamento culturale che vogliamo allargare a tutti i territori riconosciuti a patrimonio dell'umanità. Per questo l'impegno che il Centro Studi sul Paesaggio Culturale delle Langhe vuole approfondire insieme a tante realtà dei vari territori. Grazie, da grande appuntamento. Grazie.